ECMA 2024, stand Kimco con una delle novità più interessanti presenti qui quest'anno alla fiera, ovvero lo scooter Adventure, quello Adventure per davvero, perché è vero, all'interno della lineup di Kimco c'è il DTX 360, ma si tratta di un downtown giusto con un abito da trekking. Qui invece c'è un vero scooter Adventure, diciamo, con una ciclistica quasi di derivazione motociclistica, come si può notare qui all'anteriore, con forcella a steli rovesciati, doppia piastra di sterzo, appunto, di stampo motociclistico. La ruota rimane piccola a differenza di altri competitor che hanno optato per un anteriore da 17 pollici. Qui il cerchio rimane un po' più piccolo, non è a raggi, è un cerchio in lega, pinze freno ad attacco radiale. Un frontale che, se vogliamo, nella parte anteriore a livello di design ricorda un po' le moto da rally, quelle dakariane, con questo sviluppo molto verticale. Il plexi è fisso, non è regolabile, però comunque la parte, diciamo, di scudo garantisce un ottimo riparo aerodinamico. Dietro in questo momento è spento, ma se andate sul nostro sito troverete le foto con il layout dello strumento TFT. Uno strumento TFT che non ha nulla a che vedere con quello degli altri attualmente presenti in gamma su Kimco, nuova tecnologia, uno scooter ad alto tasso di tecnologia, perché abbiamo infatti il cruise control qui sul lato sinistro con blocchetti dedicati, connettività, sensore di pressione degli pneumatici, ovviamente prese di ricarica, smart key che vedete è qui posizionata dove c'è il tunnel centrale. Diciamo che questa sezione qui è la parte scooteristica del mezzo. Abbiamo infatti dei vani portoggetti, il serbatoio del carburante è qua sotto, qui vedete i blocchetti di accensione, qui si naviga all'interno del menu con i blocchetti che sono gli stessi del sistema Nudo Navigation. Abbiamo poi dopo la porzione di pilota e passeggero. Devo dire una cosa, mi piace la qualità con cui è realizzato, perché Kimco fa uno step ulteriore, secondo me, verso i marchi premium all'interno del segmento, quale ormai è un leader di vendita, un player affermato. La parte posteriore invece, guardate, con lo scarico molto alto, il forcellone in alluminio, trasmissione a catena e codino che punta all'insù, ritorna a essere un po' più di stampo motociclistico. Mi siedo in sella, vi faccio vedere un po' com'è l'ergonomia, provo a fare una roba... Hola! Che agilità, eh? Allora, posizione di guida dominante, quasi da max enduro, manubrio dritto vicino al busto di chi guida, seduta abbastanza comoda. Come, allora, vedete la sella, attualmente lo scooter è sul cavalletto centrale, quindi è un po' più alto rispetto a quello che sarà una volta appunto giù dal cavalletto, ma la pedana è stata studiata in maniera intelligente, perché vedete, io qui sono seduto nella mia posizione di guida, arrivo al semaforo ed è stata scavata apposta per permettermi di scendere con la gamba dritta e riuscire a appoggiare saldamente il piede con il terreno. Leve al manubrio regolabili per appunto cucirsi addosso la distanza, e non è prevista la presenza di pedane aggiuntive per la guida in piedi off-road, anche perché comunque in questo momento gli specchietti mi darebbero un po' fastidio, però non si sa mai, per una strada strada bianca particolarmente dissestata il CVR5 è sicuramente uno scooter adatto, perché infatti ha anche la possibilità di spegnere il controllo di trazione e l'ABS al posteriore. Le sospensioni hanno comunque una buona escursione, il motore è un motore posizionato ovviamente al centro del telaio, lo vedete qui nella parte anteriore, questo aiuta la centralizzazione delle masse, la distribuzione dei pesi, migliora senza dubbio la guidabilità. È un motore nuovo che attualmente non c'è all'interno della gamma di Kimco. Andiamo con l'ultimo dato tecnico, ovvero il peso, 210 kg in ordine di marcia. Lo scooter arriverà nel corso del 2025 e non è ancora stato ufficializzato il prezzo. Appena lo sapremo, ve lo faremo sapere ovviamente dove? Sul nostro sito www.motorbox.com, seguiteci sui nostri canali social e ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate del CVR5 nei commenti qua sotto. Like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video live qui da ICMA 2024.